Bene, continuiamo con le agate con inclusioni, le agate Bloom. Ops. Ecco, abbiamo classificato le agate così, secondo le strutture che manifestano, e abbiamo visto che le muschiate e le Plum sono un gruppo a parte in cui i muschi e le Plum sono due espressioni più o meno dello stesso processo. Ecco, le Plum rispetto ai muschi sono più strutturate, hanno la stessa composizione, sono esattamente identiche ai muschi, però hanno una struttura esterna diversa, la struttura interna è la stessa, però la forma è diversa. Le Plum si formano in genere quando la cavità non è completamente piena di calcedonio. Nella maggior parte dei casi abbiamo una struttura di questo tipo in cui la crescita dei filamenti è rimasta bloccata in questa porzione di calcedonio e ha continuato a insistere sullo stesso punto creando una plume, cioè una porzione di muschio accumulato. Quindi, se non c'è rimozione del muschio, questo muschio continua ad accumularsi sempre nello stesso punto. Ora, perché succede questo? Bisogna che la soluzione colloidale sia abbastanza densa da restare attaccata alla parete della cavità, quindi diciamo che siamo in una condizione perennemente non diluita, quindi c'è meno acqua rispetto alla situazione in cui si formano muschi. Possono essere associate le plume a muschi, però in genere la plume rappresenta l'ultimo evento perché, evidentemente, se ci fosse stata una diluizione in una fase precoce, queste plume sarebbero cadute, sarebbero venute a sgocciolare verso il basso e quindi si sarebbero trovate assieme ai muschi accumulate nella porzione inferiore della cavità. Se ci sono plume sia sopra che sotto, la parte superiore ha delle plume in genere più strutturate di quelle inferiori. Adesso vediamo nel dettaglio. Ecco, abbiamo visto che queste inclusioni sono fatte di vari minerali. Questa è la stessa slide del capitolo sui muschi. Possono essere fatte di opale, possono essere fatte di minerali del gruppo delle cloriti che hanno un aspetto vermicolare o cristallino lamellare. Possono essere fatte di psilomelano, di ossidi di manganese. Ci sono ossidi di ferro abbondanti che danno materiali ocraci di colore dal giallo al rosso e poi c'è la marcassite che si trova in alcuni casi. Ecco, tutte queste attribuzioni sono fatte, diciamo, a vista perché le analisi su questi materiali danno quasi sempre calcedonio, quindi una mineralogia più concreta, più dettagliata è difficile. Ecco, questa è una plume e come vediamo le plume partono da una base, hanno una ramificazione, una forma, questa è la Gravier Point, è una di quelle che ha più forma di plume, in molti casi hanno forma più di ramo, di alberello, però questa ha proprio la forma di piuma e vediamo che crescono da un punto e poi si sviluppano, diciamo, distanziandosi dalla parete della cavità. Ecco, le plume sono molto amate dai lapidari, dai tagliatori di cabochon e sono diffuse soprattutto in Nord America, sia come giacimenti sia come lavorazione, perché sono molto popolari fra i tagliatori di quelle zone. Quindi abbiamo le plume della Death Valley, queste forse sono le più famose, le più care, le Pride, le plume dell'Oregon, le Robinson Ranch, che hanno più una forma di dendriti. Splendide le Stinging Water che danno plume bianche, poi ci sono varie forme di plume fiammate con forma di fiamme che si chiamano flame, soprattutto dal Messico. Questa è la Riviera Plume, che sono delle plume molto strutturate di colori dal rosa al giallo al celeste, insomma, ce n'è di molti colori. Ecco, come i muschi crescono sulle pareti della cavità e vanno verso il centro, quindi è esattamente lo stesso processo. E vediamo che in questo caso non si sono staccati, quindi diciamo che tutto si è formato quando il calcedone era abbastanza denso, non c'è stata nessuna diluizione, nessuna frammentazione dei muschi e quindi non c'è accumulo di muschi alla base. Se la cavità viene drenata, quindi è il caso in cui l'acqua
acqua è poca e quella poca sparisce e resta una cavità al centro vuota. Quindi abbiamo delle strutture che si chiamano angel wing, che sarebbero delle strutture, diciamo, botroidali del calcedonio, però in cui dentro si trovano le plume. Quindi abbiamo le stesse strutture del calcedonio botroidale con un'anima di muschio di plume. Ecco, la distinzione fra muschio e plume non è sempre netta. Ci sono alcune strutture filamentose, sono chiaramente dei muschi, ma altri filamenti un po' più strutturati, che però non hanno realmente una forma di plume, una forma di dendrite, sono strutture in genere più piccole. Per esempio queste, il cactus plume, queste sono delle piumettine che si formano proprio all'interno dei muschi. Se vediamo un'agata muschiata di questo tipo, questa è una sonora plume, possiamo avere muschi a diversa scala. Abbiamo questa scala piccola che dà dei muschietti molto fini. Poi cominciano a averci delle strutture un po' più grandi, fino a queste che sono chiaramente delle plume. Quindi qui è difficile dire. Anche queste sono strutture che, a seconda di come si taglia il campione, sembrano più un muschio che una plume. Quindi non c'è una distinzione esatta, proprio perché sono la stessa cosa. Ecco, le più apprezzate sono quelle ben strutturate, con una bella forma, e che sono in genere immerse in un calcedonio trasparente o bianco che dia contrasto. Quindi abbiamo visto le Pride, le Dead Valley, le Stink Water, questa è la Prudent Man dell'Idaho e la Carey Plume dell'Oregon. A volte si mischiano insieme vari colori, quindi possiamo avere nello stesso campione plume bianche, gialle, marroni, nere. E quando sono molto fini e nere, in genere vengono dette dendriti, ma anche qui il limite fra dendriti e plume non è molto netto, perché basicamente le dendriti che si formano in maniera tridimensionale all'interno del calcedonio sono un tipo di muschio, e quindi anche queste, insomma, sono lo stesso processo e con una struttura leggermente diversa. Ecco, quando sono allungate, abbiamo visto, e hanno colorazione rossa, ma non sempre rossa, vengono dette fiamme. Le fiamme tipiche sono di questo tipo: questa è la Bird of Paradise, questa è la Bullion Mountain, e questa è comunque una fiamma, anche se verde, già la forma è quella delle fiamme. Ecco, allora abbiamo visto che nei momenti di diluizione possono soffrire la gravità e tendere verso il basso. Cioè, abbiamo visto che in genere la plume, per resistere, deve essere il nodulo mai diluito, però un po' di diluizione può succedere, e quindi può succedere che questa plume, come succede nei muschi, venga a sgocciolare, a cadere verso il basso. Quindi abbiamo visto che le plume sono dei muschi la cui crescita è inibita, che non sono staccate dal tetto, perché se no diventerebbero dei muschi, quindi restano attaccate, non c'è diluizione, però una minima diluizione può succedere. Ecco, vediamo quindi che a causa della gravità le plume superiori sono un po' più strutturate di quelle inferiori. Questo perché chiaramente se l'oggetto, diciamo, la massa di muschio comincia a pendere, a collare verso il basso, cioè dà modo al muschio di crescere un po' più abbondante e di strutturarsi, mentre quello in basso inibiscono più forzosamente la crescita di muschio. Possono succedere quindi che frammenti, pezzi del soffitto si stacchino e si ritrovino poi sul fondo. Quindi, come in questo caso, abbiamo plume superiori molto meglio strutturate di quelle inferiori, e quelle inferiori vediamo che anche qui, come succede spesso per i muschi, abbiamo una stratificazione di frammenti di plume. Ecco, altre strutture gravitative molto belle sono date da questa Nidigger Ranch dell'Oregon, in cui si vede chiaramente che queste plume che vengono dal soffitto colano verso il basso e hanno delle strutture, oserei dire, di
turbolenza, che non è turbolenza, però diciamo si formano dei ricci causati dal colare verso il basso di queste masse all'interno di una soluzione colloidale molto densa, per cui questa discesa è lentissima. Ecco, abbiamo studiato in dettaglio la struttura delle plume e abbiamo stabilito un concetto che è il vento gravitativo, cioè quello che sembra il vento che piega gli alberi, piega le plume, in realtà cos'è? Il più delle volte è il vento, è la gravità. Allora, se questo è il campione che abbiamo visto prima e vediamo che queste plume sono piegate verso questo lato, verso destra, diciamo. E se entriamo nel dettaglio, andiamo a vedere questa porzione, ci sono delle microstalattiti. Cioè, una volta formato questo muschio, è soggetto a gravità e c'è qualche dilusione secondaria o qualche microprocesso all'interno del colloide che provoca queste microstalattiti. Ricordiamo che il colloide è una soluzione molto densa, ma a differenza delle soluzioni idrotermali che hanno una concentrazione costante è poca una variazione perché il soluto si può muovere liberamente all'interno della soluzione. E le soluzioni colloidali hanno una fortissima variabilità all'interno della soluzione, quindi possiamo avere a distanza di poco delle variazioni anche considerevoli della densità, della quantità di soluto, eccetera. Quindi ci possono essere delle microvariazioni all'interno del colloide che mi provocano queste microstalattiti. Il bello di questi microstalattiti è che mi danno un'indicazione su come era orientato il campione al momento della formazione, cioè come era orientato nella roccia, cioè da un campione a mano che non ho visto estrarre, possiamo dedurre che l'orientazione era questa, cioè questa freccia gialla indica la verticale, cioè la gravità. Vediamo quindi che questa crescita delle plume è completamente antigravitativa, cioè cresce dalle pareti della vena, sono vene in questo caso, verso l'interno. Però poi una leggera deviazione dovuta alla gravità provoca nelle plume una variazione nella forma. Ecco, questo è un altro campione dello stesso deposito. In questo caso vediamo questi alberi, queste fiamme che crescono verso l'alto, che mi danno anche qui questi piccoli sgocciolamenti, queste microstalattite, che mi danno la verticale. Quindi se riorientiamo il campione, scopriamo che l'orientazione originale era questa, cioè era messa, diciamo, a 50 gradi rispetto all'orizzontale e la crescita sui due lati era nettamente diversa e in questo caso il lato inferiore ha una crescita di plume meglio strutturate di quelle del lato inferiore, più lunghe, più colorate. Chissà perché, forse ci sono anche delle condizioni delle rocce perché non conosciamo. Fatto sta che abbiamo ricostruito l'orientazione originale. Se facciamo lo stesso lavoro su altre plume di altri depositi, scopriamo un sacco di cose. Per esempio, questi alberi, chiaramente piegati dal vento gravitativo, mi indicano che l'orientazione era questa, cioè una frattura semiverticale. Anche qui abbiamo una situazione simile, queste strutture arborescenti rosse che si piegano verso destra mi indicano che il campione, anche questo, era rivoltato in posizione più o meno subverticale. Anche qui abbiamo degli alberi piegati e anche qui lo stesso fenomeno. Alcune prume però non sono così semplici. Queste piume, per esempio, hanno un piegamento degli alberi che grosso modo sembrerebbe andare verso sinistra, però se guardiamo bene gli sgocciolamenti vanno in questa direzione, quindi il campione è alla rovescia. Gli sgocciolamenti vanno dal tetto, questo sarebbe il tetto della cavità, gli sgocciolamenti vanno verso il basso, cioè siamo in questa situazione. E questi alberi che non crescono perpendicolari alla frattura, ma vanno in questa direzione e poi sgocciolano in maniera abbastanza densa, cioè sgocciolano delle porzioni di muschio
e dei materiali che assomigliano molto a quei diaspri dei diaspri agate. Quindi lo sgocciolamento di muschio può dare delle porzioni di diaspro sospese. E vediamo che in questo caso il vento gravitativo inganna, perché da un'analisi più attenta scopriamo che bisogna andare a vedere non solo il piegamento dell'alberello, ma la produzione di questi sgocciolamenti di diaspro. Ecco, campioni di questo tipo sono comuni. Questo è la Riviera Plume che abbiamo visto nel Caucaso prima, e anche qui vediamo che possiamo vedere come le plume crescono dalle pareti verso l'interno, tendono ad andare verso l'alto, quindi sembrerebbe che siano più leggeri del colloide in cui sono immersi, però poi sgocciolano delle porzioni di diaspro bianche che si vanno a accumulare in questi allineamenti. Quindi potrebbe essere che, diciamo, la plume perde peso a causa dello sgocciolamento del diaspro e va creando queste patine di diaspro che sono qui, e anche, cioè, questo campione sono bene, molto grandi. Questo è un campione già di per sé grande, però manca tutta una parte. Probabilmente da questo lato avremo più depositi di diaspro ancora. Bene, cambiamo un po' argomento. Alcune plume sono costituite da cristallini lamellari. Abbiamo visto che questo tipo di minerali è presente in certi muschi, e sono probabilmente minerali del gruppo delle cloriti. La crescita è in maniera più o meno dendritica, cioè proprio la crescita dei cristallini si associa a formare l'alberello. Quindi in questo caso abbiamo, oltre all'effetto, diciamo, di accumulo del muschio, un effetto di cristallizzazione. Ecco, sempre plume costituite da questi cristallini, è la famosa Medicine Bow, che è un deposito ricchissimo di plume Wyoming. Altre plume sono di manganese, hanno aspetto metallico, e questo è un deposito del Messico, si chiama Crown of Silver, la corona d'argento, tutta l'agata è nera, le porzioni bandate sono nerissime, sono costituite da xylomelano quasi puro, quando si taglia danno un'acqua sporchissima di nero, e le plume sono appunto metalliche, costituite da gran parte da xylomelano. Un altro materiale, sempre di xylomelano, viene dall'Arizona e forma queste strutture molto belle che crescono dalle pareti verso l'interno. Questo è un ciuffo proprio di xylomelano. Invece quelle più belle, più famose, sono quelle ricche di colori, possono dare all'interno della stessa pluma variazioni di colore dal giallo al rosso al viola, e queste vengono da un deposito di Thunderick nel Prairie Ranch nell'Oregon, sono le Prairie Plume. Questo è un bel caution di Prairie Plume. Sempre dalla zona dell'Oregon, le Robinson Ranch danno delle plume dendritiche con ramificazioni molto, molto larghe e spesso con calcedonio trasparente. Sempre nella stessa zona, le Carey Plume sono totalmente rosse, in calcedonio trasparente, molto belle, adatte a taglio di caucho. High Creek è un deposito molto vicino a quello precedente, però le plume, invece di essere rosse, sono grigie. Altre plume molto simili alle Pride, di colori vivaci, sono quelle del norte, in Colorado, anche queste all'interno di Thunder di grandi dimensioni. Big Dig New Mexico dà delle plume gialle molto belle. Queste sono le tipiche dendriti plume del Texas, del Bishop Ranch. Questo è un campione piuttosto grande e tagliato sottile, in trasparenza, sono di grande effetto. Ecco, questo è un giacimento che si trova vicino al Texas, in Messico, dei Nye Plume.
Anche qui abbiamo delle plume dendritiche di grandi dimensioni, questi sono più di 20 centimetri e molto ramificate, bianche e nere. Sempre il Texans, tipiche le plume rosse del Futur Ranch, si trovano all'interno di noduli di piccole dimensioni, chiamati biscuit, in genere lo riempiono quasi per intero. Questo è un deposito che si chiama Feather Ridge, nell'Oregon, vicino al Graveyard Point, però le plume sono più colorate e c'è questo giallo, questo rosa, che sono molto piacevoli. Ecco, queste sono ancora delle Graveyard Point. Questa Regency Rose è una varietà che si trova in un claim molto vicino al Graveyard Point, anche in questo caso c'è più colorazione. Però la struttura delle plume è la stessa. E queste vene tipicamente contengono puntini di marcassite. Vediamo qui c'è un livello tutto costituito da marcassite. Anche in questo caso nelle porzioni inferiori delle plume si trovano delle zone di marcassite. Stinking Water abbiamo visto ante, da queste vene di plume bianche, molto belle. Questa è una delle grandi scoperte degli ultimi anni, la Prudent Bend nell'Idaho. Ci sono due vene, una da queste plume verdi massicce che passano a marrone, e nella seconda vena ci sono delle plume un po' più sottili, un po' più verde scuro. Questa è la Riviera Plume, come abbiamo visto, è una di quelle più strutturate. Viene dal Messico e vediamo qui, per esempio, in questo campione si vede gli accumuli di diaspro, il campione alla rovescia, e lo sgocciolamento andavano in questa direzione e si andavano a accumulare qui, quindi all'interno dello strato di calcedonio, perché la cavità era mezza vuota, diciamo, non arrivavano alla base. Questa era la cavità interna, poi c'era la porzione dall'altra parte e si formavano questi accumuli di diaspro rosa. Eagle Rock, un deposito celebre nell'Oregon che dà plume di vari colori. Ecco, questi forse sono i campioni più grandi che esistono, la Canadian River nel nord del Texas. Questa è una lastra famosa di un blocco famoso che ha dato campioni da collezione spettacolari. Le plume sono strutturate in vari festoni. Comunque cominciano dalla base e crescono fino alla fine del campione, stiamo parlando di 40-50 cm di campione. Ecco, questo è il Bloody Basin, questo è un bellissimo deposito dell'Arizona che è dato plume dalle forme molto stravaganti, dai colori gialli e rossi molto belli. Ecco, questo sempre è dello stesso deposito, vediamo che qui le plume hanno una strutturazione diversa, sono più muschi che plume. Si stratificano, questa è la parte basale del nodulo, quindi hanno una crescita un po' curiosa che avviene in gran parte nella parte basale del nodulo. E questo è sempre il Bloody Basin, sono le fiammate, cioè diciamo le plume che si trovano immerse nel calcedonio. Vediamo che alla base c'è una buona quantità di muschi e poi queste strutture molto particolari, molto caratteristiche, rosse e verdi. Ecco, un tipo di flame molto particolare è il Bird of Paradise, l'uccello del paradiso, perché appunto dava delle flame di colori molto stravaganti. Qui vediamo che passa dal rosso arancio al giallo e le punte sono rosa viola. Questo è un deposito antico del Messico, che ormai non dà più niente, però ha dato campioni spettacolari per anni. Death Valley è un altro deposito dove sta uscendo pochissimo, però anni fa uscivano campioni spettacolari. È un materiale un po' difficile da lavorare perché tutte le porzioni più chiare creano undercut perché sono ocracee, però dal punto di vista scenico, se trattate, impregnate le porzioni polverose, dal punto di vista scenico le fette sono molto belle. Ecco qui un altro campione di grandi dimensioni, vediamo che anche qui le plume sono strutturate più in forma globulare che non ad alberello, però vediamo che crescono dai bordi verso l'interno. Queste sono delle agate
che crescono in vene, o questa era una zona all'incrocio fra due vene. Piccoli noduli invece creano queste buche agate, sempre della zona del Voodoo Ranch in Texas. Questi sono noduli di piccole dimensioni, però queste agate bouquet, cioè mazzetti di fiori, danno queste forme molto belle e con una quantità di colori incredibili e possono essere molto ricercate dai collezionisti. Poi c'è un deposito un po' curioso che venne trovato molti anni fa nel Willy Wells, nel sud della California. Lo chiamano lace, ma in realtà è una plume, paisley, che ha queste piumettine di questo colore vinaccia. Devo dire che è un deposito molto caratteristico. Raramente le plume si ripetono, però alcune sono più banali, altre sono molto caratteristiche di certi depositi. Questo è un'altra plume verde del Voodoo Ranch, Texas, dove c'è una varietà di strutture incredibili. Questa è la cactus plume del Chihuahua. Materiali di provenienza messicana sono tantissimi, spesso è anche difficile ricostruire il deposito originale esatto, perché le informazioni che danno i messicani spesso sono poche. Questa è una plume un po' strana, la chiamano Agata Fern, Agata Felce. Viene dal Colorado, una località sconosciuta, non ho trovato nessuna citazione in letteratura, ed è l'unica plume di questo tipo, con le plume marroni. Un'altra curiosa, molto simile, viene dall'Arizona, dalla Carlyle Mine. E anche qui vediamo che le plume sono strutturate ad alberello e hanno una composizione ocracea all'interno, marrone, molto ferruginoso. Da Salina, nello Utah, vengono alcune plume spettacolari, ben strutturate, e spesso di molti colori, molto rare, molto ricercate. Questo era un deposito che ha dato pochi campioni, Pioneer Mountain nell'Idaho. Però di grandi dimensioni, questo è un nodulo di oltre 50 cm, quindi questa banda di plume è molto, molto spessa, molto grossa, forse la foto non rende, e il miscuglio di colori è incredibile, vanno dal viola al rosso. Ecco, questa è un'altra plume dello Utah, molto bella, con delle strutture particolari. E questa Later Ranch, questo è un deposito praticamente esaurito dell'orgo, uno dei vecchi classici, che dava queste plume grandi, allungate, di colore violaceo, lilla chiaro. Ecco, fuori dagli Stati Uniti ci sono delle belle plume dall'Indonesia, mischiate dei muschi. Molto particolari queste plume, hanno queste strutture molto strane e proprio tipiche di questo deposito. Sono usciti pochi campioni con questa struttura e sono proprio caratteristici di questo deposito. Ecco, invece le fiamme sono tipiche di poche località del Messico e del sud della California. Queste vengono da Bullion Mountain, che ha dato delle fiamme molto belle. Questo è il deposito classico del Chihuahua, che ha dato il deposito che ha dato nome all'Agata Flame, e tipicamente è un deposito in vene con fiamme dalle due parti, e quasi sempre c'è una vena laterale accostata alla vena principale, che dà delle fiammette più piccoline, meno strutturate. Questo è un deposito recente dell'Idaho, si chiama Forest Green. Sono delle piume fiammate, la forma è quella delle fiamme, e in realtà il colore è quello delle plume, quindi non sono tecnicamente non sarebbero proprio delle fiamme. E anche qui vediamo nella parte superiore degli Angel Wing, cioè proprio la struttura del calcedonio.
E ancora il Birds of Paradise, che è un tipo di flame, viene dallo stesso deposito, in cui le fiamme hanno questa variazione di colore verso l'alto. Ecco, questo è un agata tipo fiamma che si trova in Marocco, a Karouchen. In questa località sono uscite alcune piume, diciamo, simili a delle piume, delle fiamme, anche se il deposito non è realmente un deposito di plume. E, come abbiamo detto, in giro per il mondo sono pochissime i depositi che danno plume. Ecco, e alcune plume, come abbiamo visto, crescono dal fondo, come vediamo da questo campione. Questa porzione che cresce sotto i muschi, non sappiamo bene esattamente perché, ha una crescita verticale verso l'alto. Ecco, queste agate si chiamano Flower Garden, si trovano in Texas, e hanno questa struttura fatta molto così fibrosa, e crescono in genere nella parte basale di questi noduli, e hanno una colorazione molto intensa di colori fioreali, diciamo, giallo, rosso, verde. Ecco, quindi riassumendo, questo è lo schema della crescita dell'inclusione del calcedonio. La parte che è relativa alle plume è questa. Quindi, riassumendo, possiamo dire che nella stagione secca una soluzione colloidale si disidrata e polimerizza, lasciando una sottile pellicola di calcedonio che aderisce alle pareti della cavità. Quindi l'acqua entra, il 5, 6, 8% di silice in soluzione si concentra man mano che l'acqua evapora, e quando la soluzione diventa colloidale, abbastanza densa da essere gelatinosa, si appiccica alle pareti. Ogni stagione umida la cavità si torna a riempirsi e una pellicola maggiore di calcedonio si appiccica alle pareti. La silice, una volta entrata, fa molto fatica a uscire perché sta all'interno di questo gel, di questo colloide, che difficilmente può venire diluito abbastanza da riportare fuori il gel. Quindi diciamo che è una trappola per silice. Ogni cavità è una trappola per silice. Ecco, quando entra la soluzione nuova, ammorbidisce il precedente e comincia ad appiccicarsi sopra un altro strato. Quando sono passati diversi cicli umido secco, la cavità può essere completamente riempita da calcedonio, o comunque da gelatina, diciamo, di calcedonio, il colloide. Ecco, se abbiamo il ciclo completo, crescono i muschi e qualunque diluizione della massa mi può dare precipitazione dei muschi. Se invece siamo in una zona secca, la cavità non è ancora piena e i muschi crescono sempre sugli stessi punti, perché la parte esterna si bagna e quindi, diciamo, abbiamo reazione sulle pareti della cavità, però la parte interna si bagna poco perché siamo in una zona secca, e quindi questa parte non permette la crescita delle plume, però la parte esterna si permette la nascita dei muschi. Quindi questi muschi continuano a insistere nello stesso punto, e a seconda di come sono i cicli umido secco e a seconda di com'è la roccia incassante, avremo plume più o meno strutturate. Chiaramente, per avere delle plume conservate, diciamo congelate nel calcedonio, dobbiamo avere che questa situazione si sia conservata fino all'indurimento del calcedonio. Qualunque diluizione che mi riempie la cavità e mi ammorbidisce tutto il calcedonio che è intorno mi farebbe cadere queste plume, che andrebbero a depositarsi sul fondo, dando il più delle volte delle strutture che non hanno più niente delle plume, diventano dei muschi normali, correnti.